mercoledì, come sempre, come ho già raccontato anche negli altri video, visito le comunità, le 7 comunità della mia parrocchia. Oggi sono a San Sebastiano, infatti ho la maglia di San Sebastiano, ma oggi in modo particolare questa mattina con un gruppo di parrocchiani siamo venuti perché ci sarà il governatore di tutta l'Amazzonia che viene a inaugurare le opere che stanno facendo per un posto della salute che adesso vi mostriamo. E là si vedono i lavori. Siamo qui in un momento importante perché sono 20 anni praticamente che la comunità sta aspettando questi lavori. 20 anni che hanno anche portato alla minaccia di morte alla responsabile della pastorale della salute della parrocchia che stavano sollecitando questa opera. E ce ne ha parlato proprio di questa testimonianza domenica e domenica mattina nell'incontro di formazione che abbiamo fatto sul tema chiesa e politica, e anche per prepararci alle elezioni municipali che saranno in ottobre, che è sempre un momento molto delicato della comunità. E sono tutti temi legati anche alla Settimana Santa che inizierà, dove ascolteremo il giorno della Domenica delle Palme. Domenica è il Vangelo e della Passione, che ci ricorda due cose, soprattutto due elementi. Il primo è il fatto che Gesù, che è venuto a annunciare il Vangelo, la novità del Regno di Dio, della vita fraterna, della vita di giustizia, viene condannato a morte, viene massacrato. Questa è una grandissima domanda che ci interpella, ma che allo stesso tempo è un'indicazione, perché vuole dire che tutti coloro che durante la vita assimilano il Vangelo e cercano di portare vita nuova in un contesto di morte, cercano di portare giustizia in un contesto di corruzione, cercano di creare relazioni nuove, autentiche, in un contesto di odio e di invidia, soffre persecuzione. La persecuzione diventa il segno della bontà del Vangelo, che comunica vita attraverso la morte e crea contrasti, crea situazioni di difficoltà, come appunto è avvenuto esattamente con la vita di Gesù. La seconda cosa importante, che è un segnale che mi fa sempre chiamare attenzione, è che Gesù entra in Gerusalemme su un asinello, che mostra la coerenza fino alla fine di Gesù. Cioè, non ha scelto un cavallo come farebbe un imperatore, come farebbe una persona importante, e lui è una persona importante, chiaramente Dio, ma continua la sua scelta di spogliazione, di discesa, di appassamento, di vicinanza ai poveri e agli ultimi, anche con questo gesto, non solo per realizzare le profezie, come ad esempio si incontra in Zaccaria, ma proprio per manifestare la scelta definitiva di Dio, che si è messo dalla parte degli ultimi e dalla parte dei più poveri. E allora questa Settimana Santa la viviamo non subito pensando alla Pasqua, ma riflettendo su questo mistero e della sofferenza del giusto, della sofferenza di tutti i giusti della storia, come è stato Romero, come ho ricordato la settimana scorsa, come è stato anche San Sebastiano nel IV secolo, che ha sofferto le conseguenze del decreto di Diocleziano, e com'è anche oggi per tutti coloro che cercano di seguire il Vangelo nella giustizia e nella ricerca di una vita autentica.